avuto un'infanzia felice, a parte la perdita di mia madre. Ma dal momento in cui mio padre si risposò, ebbi la sensazione che presto non avrei più conosciuto la felicità. Oh! Scommetto che è stata mia madre a mandarmi questo bel colibrì. Lo so che è difficile, Cenerentola, ma ricordati che hai una nuova madre. Quello che mio padre non capiva era che per quanto mi sforzassi non potevo proprio dimenticare che ormai avevo una matrigna e due sorellastre. Era la loro freddezza nei miei confronti che mi portava ad aggrapparmi sempre di più al ricordo della mia vera madre, un ricordo che loro cercavano in tutti i modi di distruggere. Perché te ne sei andata? Ma avevo ancora il mio caro papà, che trovava il tempo per portarmi a cavallo e che mi lasciava sempre vincere le nostre gare facendomi credere di mettercela tutta. Poi, improvvisamente, un brutto giorno, anche lui mi fu portato via. E mentre io piangevo sulla sua tomba, riuscivo a sentire su di me gli sguardi freddi e senza lacrime delle tre persone che avrebbero reso la mia vita ancora più triste. Il tempo passava molto lentamente, una stagione dopo l'altra, un anno dopo l'altro, e la mia vita consisteva ormai di tanto duro lavoro e solitudine. La mia matrigna e le mie sorellastre mi trattavano proprio come una serva, ed era esattamente quello che ero diventata. Cenerentola, hai 2 minuti per finire la cena. Sì, signora. Ah, non vedo l'ora di ricevere l'invito per il ballo a palazzo. Ma io penso che tu abbia le stesse probabilità di ricevere un invito che ha la piccola Cenerentola. Ma davvero? Io dico che le mie probabilità sono maggiori delle tue. Momo, figurati. Vedrai, non solo sarò invitata, ma verrò anche scelta dal principe Giovanni. Mamma, Cenerentola sta di nuovo ascoltando i nostri discorsi. Oh no, signora, glielo assicuro, non è vero. Che impertinente. Se osi di nuovo rispondere a me o alle mie figlie, ne pagherai le conseguenze. Ora vai a pulire i pavimenti e fai presto. Sì, signora. A volte penso che dimentichi di essere la serva in questa casa. E nulla di più. Non vi preoccupate, mie care, riuscirò a sottometterla. Com'era bella. Quanta pace e tranquillità. Me ne stavo seduta tutta sola a osservare la luna, e questo era tutto ciò che mi restava nella vita. Ma poi all'improvviso ero costretta a tornare alla realtà dallo sgradevole suono delle loro risate, e io lo sapevo bene che era di me che ridevano. Arrivò il gran giorno. Il ballo a palazzo si sarebbe tenuto quella sera, e gli inviti del re erano stati consegnati anche a casa nostra. Voi e le vostre figlie siete invitate ad intervenire al ballo che si terrà a palazzo questa sera. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Come sono felice. Ancora non riesco a crederci. Questo è il giorno più fortunato della mia vita. Sono pronta a scommettere qualsiasi cifra che una delle mie figlie sarà scelta dal principe. Sarò io quella che sceglierà, naturalmente. Non dopo che avrà posato lo sguardo su di me, cara. Comunque sappiamo con certezza chi è che non sceglierà. La povera Cenerentola, lei avrà troppo da fare per andarci, perché dovrà pulire e lucidare la casa fino al nostro rientro dal ballo. Sono stata chiara? Sì, certamente. Tutta la casa? Sì. Scappai umiliata e delusa, finché mi resi conto che non avevo un posto dove andare, nessuno a cui rivolgermi. E così tornai a casa ad affrontare il duro rimprovero che sapevo avrei ricevuto. Che ragazza ingrata, dovrei rinchiuderti per essere scappata. E credimi, se non ci fosse tanto lavoro da fare, è esattamente il mezzo che userei per farti rigare diritto. E ora vai a pulire i pavimenti. Sì, madrina. Avrei dato qualsiasi cosa per andare con loro e poter dare almeno un'occhiata al bel principe. E invece dovetti spazzare, lavare, lucidare, finché tutta la casa fu uno specchio. E poi, completamente esausta, andai a mettere dei fiori sulla tomba dei miei genitori. Cenerentola, non piangere, sono la tua madrina, cara. Sono venuta per esaudire qualsiasi desiderio tu abbia nel cuore. Cosa? Non avere paura, voglio che tu esprima un tuo desiderio particolare. Una cosa che desideri più di qualsiasi altra. Andare al ballo a palazzo. Il tuo desiderio sarà esaudito, non devi fare altro che portarmi una zucca, 2 topolini e una lucerna. Sì, madrina. Va bene questa zucca. Sembra tutto in ordine. Adesso la renderò degna di un principe. Carrozza e cocchiere. Voilà! E una pariglia che la tiri. Oh, ma sono fantastici. Non riesco a credere a quanto sta accadendo. Ma come hai fatto?
E ora c'è bisogno di un bel vestito da indossare al ballo. Bobidi Bui! Grazie. Come sto adesso? Sei davvero bellissima, cara. Però manca qualcosa. Le scarpe. Oh, sì! Che terribile svista da parte mia. Oh, cielo, vediamo. Ci serve qualcosa di molto speciale. Ci sono! Sì, scarpette di cristallo. È proprio della tua misura. Ecco fatto, vale. Sono perfette. Dimmi, come posso ringraziarti? Passando una meravigliosa serata. Senz'altro. Ma ricorda, a mezzanotte in punto. Se non avrai lasciato il palazzo entro quell'ora, ogni cosa si ritrasformerà in quello che era in precedenza. Santo cielo, anch'io allora. Sì, dovrai ritornare a casa entro mezzanotte, Cenerentola. Questo è il nostro accordo. Va bene. Arrivederci. Credo che avrà molto di più di quanto si aspetti. E quando il principe ti chiederà un ballo, non avere timore a dire di sì. Vostra Maestà Reale, vi presento un'altra giovane suddita del regno. Avanti, avanti, adesso potete avvicinare Sua Altezza il principe Giovanni. È veramente splendido. Ma da dove viene? Non l'ho mai visto. Cosa? Buonasera, Vostra Altezza. Oh, è stupenda. Le va di ballare? Iniziamo, maestro. Sì, Vostra Altezza. Pronti? Grazie. Nostro figlio sembra essere attratto proprio da quella bella ragazza. Sì, io approverei se scegliesse lei. Anch'io. Niente, no. No. È vergognoso il modo in cui gli fa gli occhi dolci, proprio quando ero certa di averlo in pugno. Potrei continuare a ballare così per sempre. Oh, bravi! Credo che gli adulti lo avrebbero definito amore, ma non ero sicura. Sapevo solo che trovandomi a palazzo, indossando il mio bel vestito e le scarpine di cristallo e ballando con il principe in persona, persi la nozione del tempo. Era l'uomo più bello che avessi mai visto e mi sentivo la ragazza più felice del mondo. Oh, che ore sono? È quasi mezzanotte. Cenerentola! Io devo andare adesso. Addio. Ma aspetta. Perché ti prego, ascoltami, non puoi andartene, aspetta. Io non so il tuo nome. Oh. Dimmi almeno dove posso trovarti. Aspetta, la tua scarpina! Era davvero speciale, io devo ritrovarla. Ma come? Sì, la sua scarpina! Non importa quanto ci vorrà, io troverò quella bellissima ragazza che mi ha rubato il cuore. Lo so che sei là fuori da qualche parte. E quando i miei paggi ti avranno trovata, diventerai la mia regina. Porterete questa scarpetta in tutto il reame e tutte le giovani ragazze del regno saranno invitate a provarla. Non ritornerete finché non troverete la sua proprietaria. Ecco, naturalmente il mio piede adesso sarà un po' gonfio. Sì, certo, fate del vostro meglio. Non capisco. Abbiamo ricevuto notizie da una donna che dichiara che la scarpetta appartiene a sua figlia. Temo che questo sia tutto per oggi. Grazie. Era questa la figlia, madame? Evidentemente no. A volte mi confondo. Genova, sì. Fai meglio tu vada a indossare la scarpina. Vai. Devi sforzarti di più, cara. Avanti! Beh, è evidente che è mia. Solo che il cristallo fa brutti scherzi. Continua a provare. Temo che abbiate commesso un errore. Così pare. Ha altri figli, signora? No, mi spiace, ho solo queste due.
E posso chiederle chi è quell'altra bella ragazza, allora? Oh, mi dispiace, quella è solo la cameriera che, come al solito, ascolta i nostri discorsi. Ma deve anche lei provare la scarpina, è un ordine del principe. Per favore, volete farvi avanti? Su, non c'è nulla di cui avere paura. Questa sì che è una perdita di tempo. Ed è anche un'assurdità. Avanti, cara, provatela. Sembra proprio che calzi. E perfettamente. Oh, è lei! Dobbiamo portarvi dal principe immediatamente. Cielo, ma come diavolo è possibile? Ancora una volta avrei bisogno di un bel vestito. Voilà! Guarda com'è bella! Ma è la ragazza del ballo! Grazie, madrina, per permettermi di indossare questo bel vestito ancora una volta. Da adesso, cara, sarà tuo per sempre. Credo che abbiamo fatto aspettare abbastanza il tuo principe. Vai da lui, bambina mia, con la mia benedizione. Grazie tante. Non dimenticherò mai la mia cara madrina. Mi ha portata da una vita di dolore e disperazione a una vita di gioia e di felicità al fianco del mio principe azzurro. E so che veglierà sempre su di me. Avete visto? I sogni si possono avverare.